30 di aprile a Pistoia comincia la Toscana in bocca. Fra le presenze importanti ci sarà anche l'Ant. Ecco, ma l'Ant cosa c'entra con l'enogastronomia? Allora, la Fondazione Ant si occupa da 36 anni di assistenza domiciliare gratuita sui prenditi, ma dal 2004 si occupa anche di prevenzione. La prevenzione che si concretizza con visite gratuite alla popolazione su alcune malattie tumorali, ma anche educazione alla prevenzione. E uno degli importanti studi sulla prevenzione riguarda l'alimentazione. Quindi la prevenzione parte dalla tavola. Noi facciamo educazione alla corretta alimentazione nelle scuole, nei circoli sportivi. E quale altra occasione come essere partner di un evento gastronomico che raccoglie le eccellenze toscane dove parlare appunto di corretta alimentazione? Ecco, a proposito di raccolta, io so che voi raccoglierete anche delle ricette. Esatto, parte in occasione della Toscana in Bocca una sfida di ricette, è indirizzata a tutti gli appassionati di cucina che non sono professionisti, basta avere solo la maggioranza, e potranno inviare ad Ant, scaricando dal sito www.ant.it/toscana il regolamento e il modulo di adesione. Si può presentare una ricetta dall'antipasto al dolce, al piatto vegetariano, basta che il prodotto, la ricetta sia con materie prime di qualità, sia cucinato secondo criteri che valorizzano le materie prime ma che sono di ottima cottura e tenendo ben conto dei benefici degli alimenti naturali. Ecco, poi voi sarete presenti anche con uno stand per dare informazioni sulle vostre attività. Non solo uno stand per dare informazioni sulle nostre attività, per fare raccolta fondi, noi abbiamo fatto un libretto sull'educazione e alimentazione con tutte le ricette delle varie regioni d'Italia riviste dal nostro nutrizionista. In più appunto spiegheremo di questo concorso che terminerà alla fine di agosto, dove poi una giuria dei chef che sono presenti a Toscana in Bocca eleggerà i finalisti. I finalisti potranno cucinare la loro ricetta insieme a alcuni ristoratori e sarà il menù di una cena che verrà fatta a ottobre. Lì verrà eletto la ricetta più eubiotica e potrà realizzare la propria ricetta a sapore di sala a TVL e la propria ricetta potrà finire in un menù di alcuni ristoratori. Quindi spero che ci sia molta adesione, molta partecipazione da parte delle persone in questo concorso che è volto a sensibilizzare su un corretto stile di vita e una corretta alimentazione e nello stesso tempo a valorizzare anche i prodotti del territorio. Quindi venite alla Toscana in Bocca dal 30 aprile al 3 maggio e cercate lo stand dell'Ant. Grazie.